Rieccoci qua. Allora, introduco adesso Giulio Roggero di Mia Platform, CTO e founder. Ciao Giulio, come stai? Ciao Francesco, bene, tu come stai? Ottimo. Benissimo, benissimo. Addirittura il talk in piedi fai. Bravo, Sì, bravo, perché almeno mi muovo un po'. bravo. Sì. No, stiamo vedendo tutti gli stili adottati dai vari relatori. C'è chi lo fa seduto, c'è chi ci manda il video solo della console per le demo, c'è invece che fa tutto live. Però è interessante vedere come ognuno approccia le conferenze online in maniera differente. E so che oggi ci parli di lavorare con piattaforme legacy, con Kubernetes ed affini. Vuoi dirci qualcosa senza magari bruciarti il talk o preferisci iniziare direttamente a parlare? Una cosa, questo talk è introduttivo non su Kubernetes nel modo specifico a livello tecnico, ma più dell'esperienza di aver affrontato la modernizzazione di tanti sistemi legacy. Quindi è un po' di storia vissuta, mi piacerebbe poi discutere delle domande alla fine. Perfetto, Quindi possiamo no, iniziare. non hai installato Kubernetes su un S400? No, 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 anche se forse Aspetta. prima o poi arriverà. Sono quelle cose che un po' ci intrigano. Dai, Sì. ti lascio il microfono e ci risentiamo tra poco. Allora, buongiorno a tutti, io sono Giulio Roggero, founder CTO di Mia Platform e oggi parliamo di legacy system e Kubernetes. Partiamo subito da definire legacy. Legacy system può essere visto in tanti diversi modi. Uno potrebbe dire che legacy è il software che ha scritto ieri. Allora, adesso non andiamo a prendere in modo così puntuale una definizione di legacy, andiamo a vedere quelli che considero io oggi legacy e in questa presentazione poi quelli come affrontare questi tipi di legacy system. Il primo è che un sistema legacy è stato disegnato e scritto male, non è tanto perché è vecchio, dovrebbe essere stato disegnato e scritto male l'anno scorso ed è legacy perché ha un debito tecnico elevato. Potrebbe essere di 20 anni fa, essere stato scritto bene con un basso debito tecnico, in questo caso può evolvere nel tempo. Di fatto, il secondo punto del sistema legacy è che, da questo punto di vista, non è facile farlo evolvere in modo semplice, ma diventa costoso. Quindi ha un costo di manutenzione molto elevato. Rispetto a diciamo, è facile fare progetti software ormai che funzionano, si mettono in produzione, ci si dimentica quanto costano questi progetti software nella loro manutenzione. Difatti si parla in inglese di total cost of ownership, l'avvio del progetto, il progetto, la messa in produzione, che sono un successo per il team, sono un decimo del costo vero che ha il software poi in produzione. E un sistema legacy ha veramente un costo pesante in produzione. L'altra cosa importante da sottolineare nei sistemi che consideriamo legacy in questa presentazione è il fatto che ogni volta che io vado a perturbare il sistema in produzione, rischio di fare delle regression, rischio di creare delle perturbazioni, rischio di creare delle criticità a livello di business. Non so se avete letto, ma una statistica, adesso non me la ricordo più, ma era passata via tra i tweet, dovrei andarla a riprendere, avevano fatto una statistica dove il 90% dei problemi dei software IT non era dovuto a bug latenti all'interno del sistema, ma era dovuto al fatto che era stato perturbato, è stato fatto un rilascio. Tendenzialmente, quindi, il problema più grosso è quando questo sistema viene fatto evolvere e viene rilasciato. L'altro punto è che un sistema legacy è legacy quando non trovo più persone che sanno gestire. Le persone che sapevano scrivere quelle tecnologie, il codice o gestirlo a livello operativo non ci sono più. E non so, adesso prendiamo un sistema abbastanza obsoleto come SCO Unix. Se io ho fatto tutto sotto SCO Unix, adesso oggettivamente non è così facile trovare persone che abbiano competenze a livello sistemistico a gestire e far evolvere SCO Unix, bisogna farlo evolvere all'interno di contesti Linux. Ma perché ho parlato tante volte di evolvere? Come mai parlo di evolvere? L'evoluzione è necessaria, soprattutto in questo momento, perché passiamo da un'azienda tipica che eroga i suoi servizi e i suoi prodotti, non parlo delle aziende native digitali, ma parlo di quelle aziende nate 20, 30, 50 anni fa che hanno iniziato a erogare i loro propri servizi in modalità intermediata e si stanno portando sul B2C dove c'è tutto self-service. I sistemi sottostanti, questi sistemi tra virgolette legacy, sono abituati a gestire centinaia di utenti, non milioni di utenti al giorno.
E quindi il problema più grosso è che se questi sistemi li apro al mondo esterno, non mi stanno più in piedi, crollano e non posso, per esempio, banalmente mettere le fatture o fare i pagamenti. L'altro punto importante è che in questo momento di continua evoluzione, con tante startup che si affacciano sul mercato, con nuove proposte commerciali, anche le aziende più solide e più robuste hanno bisogno di sperimentare cose nuove. E i sistemi legacy, per quello che dicevo, fanno fatica a evolvere, fanno un po' fatica ad accogliere la sperimentazione che potrebbe mettere in crisi il sistema stesso. E quindi l'evoluzione è necessaria per la sperimentazione. L'altro punto è la riduzione effettivamente dei costi soprattutto di manutenzione. La soluzione, qual è la soluzione? Allora, se ci fosse la soluzione a questo problema, probabilmente saremmo tutti milionari. No, a parte le battute, non è così facile arrivare ad avere una soluzione di ammodernamento che funziona per tutte le tipologie di sistemi IT, legacy, che hanno quelle caratteristiche di cui ho detto sopra. La soluzione è prima di tutto partire da principi solidi, da basi solide che guidano l'ammodernamento dei sistemi legacy. Quindi prima ancora di scegliere delle tecnologie, scegliere degli strumenti che guidano l'ammodernamento di questi sistemi legacy, pensiamo a dei principi guida. Quali sono questi principi guida? Io nella mia esperienza ne ho individuati 4. Proviamo a vederli insieme. Il primo è che il fatto che le API stanno diventando un prodotto di business. Non sono più un mero elemento tecnico, ma devono essere comprese dalle persone di business che firmano i contratti, erogano i prodotti, erogano i servizi, come il vero valore del sistema. E non più un aspetto tecnico, tecnologico, che deve ha un costo di manutenzione, ma non porta valore. Perché l'API consente di fare integrazioni tra diversi partner, consente di erogare servizi in modo omnicanale, consente di rendere stabile la definizione del tuo prodotto. Come consumo il tuo prodotto? Lo potrei consumare attraverso un'applicazione mobile o un'applicazione web, e questo è banale. Potrei consumarlo attraverso un tuo partner che non conosci neanche, potrei consumarlo attraverso delle interazioni anche nel negozio fisico. E l'API rimane sempre quel pilastro che è invariante in tutti i contesti. L'altro punto è che devi pensare a un'architettura che evolva nel tempo e non un'architettura definitiva target. Quando si parla di architetture target, è il rischio di pensare a un'architettura statica. In realtà un pilastro importante per ammodernare i sistemi è pensare ad architetture che by design, per il suo loro disegno, debbano evolvere nel tempo. Oggi useranno questi approcci, questi stili architetturali, domani evolveranno in un altro modo. Come? Non si sa. Probabilmente evolveranno secondo le esigenze di business. E noi dobbiamo riuscire a costruire delle architetture che sono un gemello digitale dei processi di business. Si parla di digital twin, tipicamente nell'IoT, parliamo di digital twin anche sui processi aziendali e relative controparte digitali. L'altro punto importante è che i dati sono al centro. I dati sempre aggiornati in tempo reale, non solo per suggerire e fare analisi dei consumatori, ma anche per dare al consumatore stesso un dato che lo rappresenta con l'interazione con l'azienda. Tutto questo deve essere gestito insieme. Allora, se andiamo a vedere questi 4 aspetti, voi mi direte, ma cosa c'entrano alla fine con Kubernetes? C'entrano perché questi vanno a guidare poi le architetture che andiamo a sviluppare su Kubernetes per ammodernare i nostri sistemi. Vediamo perché Kubernetes è quindi il fattore abilitante. Allora, il primo aspetto che mi piace dire è che Kubernetes rende trasparente tutta la complessità dei sistemi distribuiti. Quando parliamo di sistemi che scalano, che devono essere rilasciati in modo incrementale, devo permettere di fare sperimentazione, devo permettere di fare A/B testing, esporre delle API con versioni differenti, con logiche differenti a seconda dell'utente, devo poter quindi orchestrare, governare una sistema operativo che mi piace chiamare sistema operativo distribuito. Do ai miei processi, che sono i miei servizi, non più una capacità di eseguire all'interno di una singola macchina, ma potersi distribuire su tante macchine, e Kubernetes rende questa distribuzione su tante macchine, dove vengono erogate CPU, RAM, disco, networking, una trasparenza molto elevata ai container che stanno girando all'interno del sistema Kubernetes. Quindi questo rende più semplice il pensiero di una
architettura che poi ha i pilastri, quei pilastri, che aderisce a quei pilastri, perché non mi devo preoccupare del sottostante. Consente in questo modo di isolare anche a livello di networking, di RBAC, di responsabilità, i vari componenti. Se all'interno di un'architettura microservizi noi andiamo a isolare i bounded context e ogni microservizio ha un compito ben preciso, all'interno di Kubernetes questo microservizio lo posso incapsulare anche all'interno di un compito ben preciso a livello di infrastruttura. E questo mi permette di operare in modo più stabile e più coscienzioso sull'infrastruttura stessa. L'altro punto importante è che tra tutti i sistemi di orchestrazione, questa è una mia ipotesi che si sta emergendo, ma non è ancora uno standard di fatto, Kubernetes con le sue API sta diventando abbastanza standard per tantissime distribuzioni. E la CNCF, che è la Cloud Native Computing Foundation, sta portando avanti questo tema in modo deciso e in modo evoluto. Vedremo anche il landscape. Di fatto, mi piace dire che Kubernetes è quindi la nostra infrastruttura invisibile che semplifica la vita a persone, ai team che lavorano sugli applicativi di ammodernamento e alle persone che operano a livello di IT su questi applicativi. Perché rende di fatto come se fosse un'infrastruttura ferroviaria per un treno. Tu prendi un treno Milano-Roma, lo prendi con il tuo biglietto, sali e come viaggiatore ti aspetti il servizio, il caffè che ti arriva, il giornale, il rumore che è abbastanza stabile, se la wifi funziona anche la wifi, però sotto ci sono tutte delle complessità per fare in modo che quel treno arrivi puntuale che tu te ne dimentichi come viaggiatore. Ecco, la stessa cosa abilita Kubernetes, abilita a semplificare la vita alle persone che scrivono sopra Kubernetes le loro architetture e le implementano e le operano. La cosa importante anche poi è tutta la parte di operation dopo, che è una cosa fondamentale per un sistema moderno che evolve nel tempo e quindi poi il suo costo di manutenzione. Come ci possiamo muovere in questo contesto? Avrete visto la landscape della CNCF, questo è l'indirizzo landscape.cncf.io, una serie di tecnologie, una serie di strumenti che abilitano Kubernetes a funzionare al meglio. È veramente vasto il tema, per cui oggi non mi vorrei soffermare sulle tecnologie perché potremmo sceglierne diverse per costruire questo tipo di architettura che ha moderni sistemi legacy. Oggi vorrei fermarmi più che altro sull'approccio, sullo stile. E quindi iniziamo con i mattoncini base. Mattoncini base, allora, se già conoscete Kubernetes, abbiate pazienza, vi annoierò un solo due minuti. Se non lo conoscete, potrebbe essere utile. Kubernetes parte da un insieme di macchine che erogano CPU, RAM, disco e networking. Questi sono gli attori principali per un sistema IT. Tendenzialmente, io adesso ci metto una virtualizzazione, si può installare Kubernetes anche sul bare metal, sul ferro, però tendenzialmente vado a virtualizzarlo. Ho dei master node che gestiscono l'orchestrazione, dei worker node che fanno girare i miei applicativi, e un top ci metto Kubernetes. Ecco, oggi ci concentriamo su quel rettangolo tratteggiato. All'interno di Kubernetes cos'è che ho? Ho una serie di namespace che isolano a livello di RBAC tutti i miei servizi e l'unità minima di gestione di questi servizi si chiama pod. Il pod è quell'unità che permette a Kubernetes di gestire uno o più container e di tutto il loro ciclo di vita, dalla sua definizione al suo deployment, alla sua movimentazione tra un worker node e l'altro worker node, perché di fatto non è magia. Se alla fine è un processo che gira su una macchina e Kubernetes, se quella macchina va giù, lo sposterà su un'altra macchina, il pod è quello che Kubernetes pilota per tutte le operazioni del ciclo di vita di un container. All'interno del pod possiamo avere, come vi dicevo, uno o più container. Quello che si consiglia è che all'interno del pod ci sia un container e basta, che faccia una cosa ben specifica, che tendenzialmente è associato a un microservizio. Non per forza un pod è un microservizio, però tendenzialmente se all'interno del pod io vado a sviluppare codice con delle logiche applicative e questo è un microservizio, dentro il pod c'è un solo microservizio. Posso mettere più container e che me ne faccio? Se ne metto uno solo, abbiamo detto, il secondo container o gli altri container
sono a servizio di quel microservizio. Adesso il gioco di parole è un po' complicato, però quel container che si chiama Sidecar Pod potrebbe aiutare i microservizi a funzionare meglio. Per esempio, uno dei container Sidecar più utilizzati sono i service mesh. Ecco, mi fermo qua. Capite che Kubernetes ha le sue complessità. Però prima di prendere Kubernetes e capire tutte le sue complessità, ci sono nella documentazione è scritto, è dettagliato molto bene, c'è la possibilità di provarli sui vari vendor cloud anche gratuitamente per vedere come funziona, vorrei andare a creare le architetture che possono essere poi le architetture moderne che rispettano quei principi che dicevo prima, poi vediamo come incastrarle con il nostro sistema legacy. Allora, partiamo da un bel monolite dentro Kubernetes. Ecco, questo forse non lo farei, però perché lo sto facendo vedere? Perché vedete che c'è l'applicazione nera, intorno c'è un bel rettangolino arancione. Ecco, per me quello è un pod. Quindi vedrete, quando ogni volta che vedrete un arancione, è un pod diverso. Il tratteggiato all'interno dell'applicazione è un namespace. Ok, adesso cosa facciamo? Allora, partiamo e facciamo una bella single page application, classica, Angular, React, Vue, quello che volete, con una bella API esposta e una bella static file esposto. Abbiamo due pod, un API gateway di esposizione, un server per l'API, un static asset che potrebbe essere spostato fuori su una su un cloud, su una CDN, però potrebbe essere all'interno di un pod di Kubernetes. Ecco, già qua mi direte, ma brutto, cioè non è... Allora, possiamo fare tutto quello che vogliamo con Kubernetes, quindi io adesso andrei un pochino avanti a vedere, ad esempio, potrei salvare direttamente sul database all'interno di Kubernetes, oppure usare un manager del database esterno fornito dal mio vendor cloud. Queste sono tutte strategie che, fatemi dire, dovete decidere voi. Kubernetes ti dà la possibilità di scegliere. Ti dà la possibilità anche di costruire anche un'architettura microservizi. Per cui potremmo, al posto di avere una server API, diciamo, unica, potremmo andare a costruire una distribuzione a microservizi dove il mio server viene disaccoppiato e segregato con diverse responsabilità. Ad esempio il catalogo prodotti, il calcolo del pricing, la parte di carrello e la parte di shipping. Potremmo avere un backend for front-end, e qua vi rimando gli articoli di Sam Newman, che ha scritto bellissime cose molto interessanti su questo argomento, e potrei andare a costruire la mia architettura a microservizi. Ogni microservizio c'è il suo bel poddino, poi adesso la licenza poetica di avere tanti database, non pensate che sia un database cluster differente, potrebbe essere anche un database o una tabella di riferimento per quel microservizio di cui solo quel microservizio è responsabile. A questo punto io posso anche avere più consumatori di queste API, e quindi la mia strategia di omnicanalità potrebbe essere un po' stretta per un solo backend for front-end, e quindi potrei disaccoppiare il backend for front-end, avere quello per la parte mobile, Android e iOS, quello per la parte web e quello per la parte IoT. Notate che ho fatto diventare piccolino lo static asset, perché, fatemi dire, quello potrebbe anche andare fuori da Kubernetes, è irrilevante per questo racconto. Ma dei sistemi legacy dove sono? Allora, i sistemi legacy sono qua sotto, fuori da Kubernetes, e devono, come dicevo all'inizio della presentazione, comunicare all'esterno verso i nostri nuovi canali. Canali tendenzialmente che sono gestiti e utilizzati da utenti esterni che si aspettano l'esperienza utente che hanno su Amazon, che hanno su Facebook, che hanno sui sistemi nativi digitali, e se io aggancio così i miei sistemi legacy, che è un classico approccio da API platform, questo potrebbe avere dei problemi non rilevanti, perché vado a appesantire tutti i miei sistemi, vado a fare in modo che ogni volta che io come utente vado a chiedere delle informazioni relativi, ad esempio, al mio stato dei pagamenti, alle mie fatture, ai prodotti che ho comprato, o anche banalmente alla mia anagrafica e i miei permessi di privacy, potrebbero essere coinvolte più chiamate su più sistemi differenti. Potrei avere lentezze nella risposta, o peggio ancora, potrei far scadere uno di questi sistemi perché il vostro marketing è stato talmente bravo che ha lanciato una campagna pubblicitaria e tutti vogliono la vostra applicazione. E quindi, se sono tutti registrati e sono felici, vorrebbero accedere, ma non funziona. Allora, come possiamo evitare che questo
accada? Come facciamo in modo che non si appesantiscono questi sistemi? Il primo passo è cambiare totalmente paradigma. Il paradigma è che al posto di fare delle chiamate, facci in modo di osservare i sistemi legacy e capire tutti gli eventi che accadono su questi sistemi, tutti gli eventi del cambiamento dei dati. Ogni volta che viene fatto un cambiamento sul dato di uno dei sistemi, vado a catturarlo come un evento. Ok? Questo è il passo fondamentale. Quindi cambio totalmente paradigma da chiamo a osservo. L'osservare, se ci pensate, non impatta zero sui sistemi legacy. Li guardo. Guardando come cosa accade, quindi viene fatto un pagamento, viene spedito la merce, viene calcolato un prezzo, sono tutti eventi che possono accadere che io intercetto all'interno di Kubernetes. Quindi ho fuori da Kubernetes tutti i miei sistemi legacy. All'interno di Kubernetes ho il mio sistema di change data events. Questo osserva come lo potete implementare in diversi modi. Un esempio semplice potrebbe usando Kafka e un CDC, andando direttamente sulle tabelle. Potrei implementarlo usando anche cose ancora più legacy, come dei server FTP che poi vengono tradotti ogni volta che deposito un nuovo batch di file in eventi che vado a scatenare. Però il concetto è che il mio confine a sud di Kubernetes è verso i sistemi legacy, non è più un confine di chiamata diretta, ma un confine di eventi. Sopra questo orizzonte di eventi vado a costruirmi la mia strategia. Quale? La mia strategia è, ci metto un message broker, come vi dicevo, potrebbe essere Kafka, e sopra vado ad aggregare i dati già predisposti, vedete in verde in alto i BFF che li ho fatti diventare piccoli per questione di spazio, vado a aggregare i dati già predisposti per l'utilizzo da parte dei BFF sovrastanti. Quindi se tendenzialmente l'utilizzatore finale della mia applicazione è un end user, vado ad aggregare in una vista unica tutte le informazioni per quell'utente finale. In questo modo, quando vado a interrogare i dati, che tendenzialmente, se ci pensate, queste applicazioni leggono tanto e scrivono poco, quindi vado solo in lettura, vado solo a chiedere e insisto sul database. Quindi cosa accade? In rosso, qua vedete, appare un evento. Questo evento viene propagato all'interno del message broker, ripeto, può essere Kafka, e questo message broker viene consumato, il messaggio, in subscription, dal nostro aggregatore. L'aggregatore prende più eventi insieme e con una logica li va a scrivere in modo aggregato sul database. A quel punto, una volta che l'ha scritto, diventa facile. Chi legge non va più sui sistemi legacy sottostante a insistere per leggere, ma si ferma al database. Il database, se opportunamente configurato, può scalare molto molto bene. E capite che tutta questa scalabilità, flessibilità, osservazione di tutti questi eventi ti permette di disaccoppiare in modo molto forte i tuoi sistemi legacy, proteggendoli dalla parte sopra del mercato che evolve in modo incontrollato rispetto all'IT legacy, grazie al fatto che Kubernetes è la tua infrastruttura invisibile che tutte queste belle cose te le permette di fare in modo semplice, by description, usando poi delle descrizioni di come vuoi configurare l'autoscaling, come configurare la distribuzione geografica dei pod e così via. E voi direte, bene, ma quindi finisce qua? No, perché c'è un pezzo importante. Immagino che vi starete chiedendo, sì, ma questa è la lettura e poi? Ok, la scrittura è tutto un altro cinema. Non possiamo, arriva, per esempio, faccio un pagamento, metto il carrello, l'ordine nel carrello, o cose di rinnovo un servizio in abbonamento, che poi deve andare sui sistemi legacy e deve avere delle logiche di rinnovo, non posso permettermi di fare una cosa di questo tipo. Perché tutte le logiche di business che permettono di fare una transazionalità su quel database sono di proprietà dei sistemi legacy. E qua non ho ancora detto che prendo affetto l'elefante e porto fuori le logiche. Sto solo dicendo, osservo gli eventi, li aggrego in modo che sia più semplice leggere. E allora cosa posso fare per migliorare questa situazione nella scrittura? Se questo violo qualsiasi logica di constraint
e di transazionalità, quello che potrei fare è questo: far diventare tutte le scritture dei comandi che vado a codare sul message broker. E il mio message broker avrà un executor, un esecutore di comandi che va a eseguire questi comandi sui sistemi legacy in modo puntuale. Non dico che sia facile, però in questo modo abbiamo completato il circuito, perché ogni volta che io eseguo un comando faccio partire nuovi eventi che mi aggiornano la mia vista sul database. E quindi questo cerchio, questa rotazione continua mi permette di disaccoppiare i miei sistemi legacy e iniziare ad avviare un'architettura che può evolvere nel tempo e ammodernarsi in modo incrementale. Quindi questo è il primo pilastro che ci permette poi di dire: ok, avviato questa modalità, io posso far diventare più moderno il mio sistema senza Big Bang, senza le scritture totali che hanno dei rischi molto elevati a livello di business. Ok, però questo qui uno dice: vabbè, è facile, adesso si parte. Se ci pensate, i sistemi legacy sono lì da 20-30 anni. Quanto tempo ci è voluto per realizzarli, costruirli, debuggarli, fare in modo che siano stabili? Quanto tempo ci vorrà per far evolvere un'architettura di questo tipo? Quindi non basta la tecnologia, non basta un approccio, ci vuole anche un cambio di cosa? Il primo è un cambio culturale. Un cambio culturale che porti le persone ad abbracciare in modo democratico la tecnologia e l'architettura. Non è quindi solo un affare dell'IT, ripeto, ma diventa una piattaforma dell'azienda dove questa piattaforma ha bisogno, da una parte, di essere guidata in modo incrementale e di valore attraverso delle buone pratiche e l'agilità le interpreta bene, dall'altra parte permetta di fare continuità di erogazione del valore senza rischi, e il DevOps con le sue metodi e le buone pratiche aiuta. Quindi se partissimo solo con questa soluzione, ma non avessimo una base culturale e delle buone pratiche di agilità e di DevOps, il rischio di farsi male è elevato. Il rischio di farsi male è elevato anche se non inizio a osservare questa architettura. Se ci pensate, questa architettura evolve nel tempo, è molto ricca, è molto frammentata. Se non ho sistemi di monitoraggio, di tracciabilità, di observing, di metriche, di allarmi e anche di gestione dei costi, diventa molto difficile governarla. Vi faccio un esempio vissuto sulla nostra pelle: per un banale bug su un microservizio abbiamo raddoppiato i costi di networking per 6 mesi, no, 4 mesi, scusate. Poi l'abbiamo beccato e l'abbiamo risolto, abbiamo risparmiato un bel po' di soldi, un bel business case. Quindi con un bug piccolissimo che era anche abbastanza invisibile perché funzionava tutto bene, in realtà stavamo movimentando troppo networking. Quando parli di terabyte di dati che girano ogni mese, capite che l'unbound inbound all'interno di un cloud vendor diventa rilevante, e anche questa parte qua è importante metterla su dal primo giorno. Quindi la governance di una struttura di questo tipo deve essere messa in piedi insieme alla strategia e insieme alla tecnologia. Ma qual è il processo per arrivare a modernare questi sistemi? Allora, il processo, questo lo posso raccontare per esperienza. Non è che c'è scolpito sulla pietra una soluzione che funziona per tutti, come vi dicevo all'inizio. Quello che consiglio è partire con una strutturazione che ha Kubernetes come iniziale contenitore, che aiuta a mettere un mindset su questi aspetti e fare un esperimento verticale molto semplice che disaccoppia uno o più sistemi legacy, ma un frammento di questi sistemi legacy. E affiancare in questo primo mese anche delle pratiche di DevOps per automatizzare tutto il possibile che è automatico. A quel punto inizio a monitorare, capire come funziona e come si può dire, il giro del fumo, e da quel punto inizio a prendere consapevolezza. Consapevolezza che mi permette di far partire nuove applicazioni che riutilizzino queste buone pratiche che ho imparato il primo mese, e nei 3 mesi successivi riesco a applicare e riutilizzare per validare il primo tentativo. Se il primo tentativo è andata bene, la validazione è andata bene, allora inizio a estendere questa strategia e la vado a consolidare. Se notate, nell'estensione cerco, adesso in modo drastico, ho segato via un sistema legacy, forse è un po' utopistico, probabilmente sarà un pezzettino, però cerco di far emergere anche un po' di logica di business dei sistemi legacy. Se la mia strategia è o spostarli su SaaS, quindi farlo diventare
da full managed interno hosted, farlo diventare un SaaS, o riorganizzare le logiche applicative, farlo diventare pian piano spegnendo tutti i miei sistemi di legacy. Se ci pensate, in un tempo X, perché poi dopo diventa un miglioramento continuo, vado a poter ammodernare tutta la mia architettura. L'architettura rimane valida come quella che abbiamo visto all'inizio. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Se avete qualche domanda, sono volentieri, posso rispondere. Eccoci qua. Grazie Giulio, come sempre tutto molto chiaro. E abbiamo già un paio di domande. La prima è, nella tua esperienza, quanto tempo ci vuole per ammodernare un sistema IT legacy e fin quanto in là legacy può essere? Ma nella mia esperienza, ammodernamento di un sistema IT completo, si parla di anni. Probabilmente non riuscirai mai a togliere tutti i sistemi legacy e dovrai conviverci anche per 5, 6, 7 anni senza problemi, perché probabilmente non ti stanno dando quel problema che dicevo prima di legacy vero, di total cost ownership. Sicuramente se nel primo anno non riesci a dargli una botta e non riesci a far vedere del valore, rischi di spendere dei soldi per qualcosa che non ti porta valore. Quindi la cosa importante è riuscire in un anno, massimo un anno e mezzo, a generare un business case di valore concreto, di riduzione dei costi, semplificazione, altrimenti stai facendo più un esercizio tecnico che un esercizio poi di valore per l'azienda. Chiaro. E, l'altra domanda è quali sono gli approcci alternativi rispetto alla soluzione che hai descritto oggi? Questa è una soluzione dove ho messo Kubernetes al centro, dove mi trovo bene e la uso. So che ci sono diverse soluzioni alternative, ad esempio iniziare a fare un lift and shift all'interno di un cloud vendor, da lì iniziare a disaccoppiare con tecnologie differenti anche da Kubernetes stesso, oppure di riscrittura graduale dei componenti per portare poi dopo all'esterno della logica da subito. Oppure fai parallelamente un'altra piattaforma e poi la sostituisci. Quindi sono un po' di approcci diversi. Proprio quest'ultimo approccio, ti è mai capitato di dire oddio, non si riesce a virtualizzare, portare su Kubernetes l'applicazione, dobbiamo sostituirla e magari sostituendola, ovviamente aggiornandola? Mi è venuta la voglia, non ho preferito non farlo mai, perché tendenzialmente queste applicazioni generano revenue tutti i giorni e il cambio, lo switch di Big Bang è talmente rischioso che non so se il gioco vale la candela. Quindi in questo momento a volte mi è capitato, mi è passato come idea, ma poi ho sempre preferito un approccio incrementale. Perfetto, ti ringrazio, vedo che non ci sono altre domande dal pubblico, quindi 10 minuti di pausa per noi e poi riprendiamo. Grazie, grazie e ci vediamo alla a prossima. Presto. Ciao, ciao, ciao. Thank you.